Oggi si torna in aula dopo che ieri la maggioranza ha presentato l'emendamento in commissione lavoro. Cosa vi aspettate? C'è ancora qualche speranza che il salario minimo continui il suo iter? Beh, il suo iter lo continuerà, se non lo continuerà qui, l'aula del Parlamento lo continuerà nel Paese, perché del salario minimo c'è un disperato bisogno. Ne hanno bisogno milioni di lavoratori e lavoratrici che vivono una condizione di indecente sfruttamento. Lavorano, ma sono in condizioni di povertà. Sono milioni di persone che questa legge vorrebbe tutelare, ed è incredibile che il governo, di fronte a questa condizione, dia uno schiaffo a lavoratori e lavoratrici povere di questo paese. Vede, il governo non si è presentato dicendo la proposta non va bene per questo, quel motivo, proponiamo questo, quel cambiamento. Si è presentato con un emendamento soppressivo, un insulto nei confronti di milioni di italiani. Il presidente della commissione, Walter Rizzetto, quota Fratelli d'Italia, però ieri diceva che aveva proposto di spostare il dibattito a settembre anche per permettere alla maggioranza di presentare altre proposte alternative. Dice che ha ricevuto un secco no da parte vostra, delle opposizioni, sul rinvio fondamentalmente. Curioso che la maggioranza, il governo, il presidente di una commissione di quelli siamo pronti avesse bisogno di tutti questi mesi per presentare delle proposte emendative. Francamente è poco credibile. La verità è che il presidente Rizzetto voleva rinviare una discussione rispetto alla quale sono in profondo imbarazzo, e oggi nell'impossibilità di farlo la vogliono chiudere con un emendamento soppressivo. Ripeto, è una vergogna, perché questo non è un tema che si risolve nella polemica tra maggioranza e opposizione, nel posizionamento politico quotidiano, ma è un problema che riguarda la vita concreta di milioni di italiani e italiane. Lei ha sentito le dichiarazioni di italiani, e loro sono per un salario ricco. Come interpreta? La interpreto che il caldo conduce, diciamo, a qualche scivolata. Ho detto al ministro Tajani che il rischio di finire in URSS non c'è, innanzitutto perché lui è ministro degli esteri, dovrebbe saperlo meglio degli altri. L'URSS si è sciolta 32 anni fa, non c'è più. E secondo, perché il salario minimo non ha niente a che vedere con l'idea che tutti e tutte guadagnino la stessa cifra. Il salario minimo serve ad evitare che ci siano milioni di persone che vivono una condizione indecente di povertà pur lavorando. Chi guadagna di più continuerà a farlo, anzi, noi siamo tutti d'accordo. Magari se questo governo, invece di eliminare il reddito, di reintrodurre i voucher, di aumentare la precarietà, avesse messo in campo misure in grado di tutelare i lavoratori, il salario ricco sarebbe un'opportunità per tutti e tutti.